Brana, il re dei side. Il re dei side, speriamo a questo punto. Che Main Event non se ne parla proprio, però almeno ai side il ragazzo lavora. Si va anche ai Main Event ogni tanto, però adesso sono 4-5 mesi che ci troviamo meglio ai side. Mi posso permettere di sfotto perché insomma i risultati sono quelli. Ma insomma, sì, no, ecco. Poi ci mancherebbe. Hai appena vinto un piatto irreale, raccontaci da dove viene il tuo poker, c'è questa follia al tavolo, come nella vita sei un uomo normale, poi ti siedi mi fai delle cose. No, qui c'era poco di folle, secondo me, è stata una abbastanza standard, nel senso che un signore decide di limpare 6.000, che già la mossa di per sé è strana, e io sono di grande buio con donna 3, vabbè, busso, e il flop è asso 2, questo punta 6.000. E dice, mo che devi avere. Continua a giocare con donna 3. Ne chiamiamo una, poi turn casca un altro asso, quindi asso 2, fa 11. E mo, ovviamente che devi avere. E quindi tu stai gongolando lì, No, quindi poker ancora, ma un po' impaurito da questa poi action. Poi 3 a river, ah, no, diciamo, vabbè, che aiuta. Non fa niente, no, perché però aiuta, dai. Vabbè, avrei ceccollato, ma cambia niente, anche perché nel suo range fondamentalmente perdevo da 5-5, 6-6 limpati e da K10. Detto questo, informiamo i ragazzi che qui per noi è stato fatto un sondaggio che per le tue giocate sei l'uomo più odiato in sala. Questo è ufficiale e stiamo raccogliendo i voti. Salutami tutti gli amici, quelli che ti sono rimasti a casa fuori dal poker. E quali, boh, ciao. Ok, ciao ragazzi. Capitano di Andobet, Cosentino, non solo tifa i colori Andobet, ma c'è famiglia qui a giocare. Incredibile, abbiamo un altro coccodrillo. Un piccolo coccodrillo che con un free roll si è qualificato, alla faccia tua che sei uscito dopo 2 livelli. Effettivamente è così. Buon sangue non mente. That's poker, come si dice, esatto. Ci sta, no? Ci sta che la prima esperienza uno gioca più concentrato possibile. L'esperienza di Berno per Andobet è per te. L'esperienza è bellissima, come ho detto già qualche altra volta, ci sono stato l'anno scorso qui, e difatti è andata così, è la sala più bella che abbia mai visto, tra le sale più belle che abbia mai visto al mondo, superiore a Las Vegas, superiore a tanti altri. Detto questo, Andobet è ripartita e voi avete un bel piano per riconquistare il poker che conta. È ripartita, online so che raggiungono record, io ho sentito un nuovo record, la cosa importante, un record con 400 player che sono qui. Chi sono qua? Che sono qui. Quindi immaginiamo adesso che torniamo, no? È una grande cosa. Ora ti lascio fare il tifo per il cugino, perché poi insomma siamo tutti in famiglia. Tutti in famiglia. E buon poker a tutti. Buon poker a tutti.